qualcosa riguardo alla razza umana sta cambiando ad un ritmo senza precedenti. Dobbiamo poterne discutere. Nel corso del tempo, la popolazione LGBT americana sembra più o meno raddoppiare ad ogni generazione. Secondo un recente sondaggio Gallup, meno dell'1% degli americani nati prima del 1946, la generazione di Joe Biden, si identifica in questo modo. Il 2,6% dei boomers ci si identifica, il 4,2% della generazione X, il 10,5% dei millennials e il 20,8% della generazione Z. Il che significa che se seguiamo questa traiettoria saremo tutti gay entro il 2054. E poi chi comprerà questa sedia? Sto solo dicendo che quando le cose cambiano così tanto e così velocemente, alle persone è consentito chiedersi che cosa succede. Tutti i bambini sono nei corpi sbagliati? C'è stato un pasticcio nello stabilimento? Tipo, ops, i cereali, tutti i frutti sono venuti fuori, tutti alla fragola. Non è passato molto tempo da quando gli adulti chiedevano a un bambino che cosa vuoi fare da grande. Intendevano quale mestiere. Sulla scia del fatto che l'America stava per perdere il diritto all'aborto, la ACLU ha recentemente twittato un elenco di coloro che verrebbero danneggiati in modo sproporzionato dalla cosa. Potresti pensare che le donne siano in cima alla lista. No, non erano nemmeno su quella lista. I secondi nella lista erano gli LGBT. Veramente? Il diritto di aborto colpirebbe le persone gay e trans più degli allevatori? Breeders? Sono felice per gli LGBT, che viviamo in un'epoca in cui possono esprimere apertamente la loro vita autentica. Dovremmo sempre essere consapevoli di rispettarla e proteggerla, ma qualcuno deve pur dirlo. Non tutto riguarda te. Not everything's about you. È giusto fare domande su qualcosa che è molto nuovo e che coinvolge i bambini. La risposta non può sempre essere che chiunque provenga da una comunità emarginata abbia automaticamente ragione. Calo la carta, ho ragione, fine della discussione. Perché stiamo letteralmente sperimentando sui bambini. Forse è per questo che Svezia e Finlandia hanno smesso di somministrare farmaci che bloccano la pubertà ai bambini. Perché semplicemente non sappiamo molto degli effetti a lungo termine. Anche se il buon senso dovrebbe dirti che quando si inverte il corso degli ormoni in tempesta ci saranno dei problemi. Sappiamo che ostacola lo sviluppo della densità ossea, che è piuttosto importante se sei interessato ad avere uno scheletro. La fertilità e la capacità di avere un orgasmo sembrano anch'esse influenzate. Questa non è solo una decisione sullo stile di vita, è una valutazione medica, è valutazione costi-benefici, non è bigottismo. Quando è stato pubblicato Danno Irreversibile, un libro che mette in discussione l'improvviso aumento dei bambini transgender, James Strangio, un avvocato trans della ACLU, ha twittato: «Fermare la circolazione di questo libro e di queste idee è al 100% una battaglia per cui morirei». Ma quanto è liberale! Chase è stato nominato uno dei grandi marescialli della Marcia Pride di New York City di quest'anno, insieme ad altre 3 persone trans e una lesbica. Cosa manca qui? Oh sì, giusto, un uomo gay. Ecco dove siamo oggi. Gli uomini gay non sono abbastanza alla moda per la parata dei gay. Rispetto ai trans, un gay è praticamente un etero e un etero è praticamente un mormone. E questo è un fenomeno di cui dobbiamo tenere conto quando esaminiamo la questione. È vero, parte dell'aumento del numero di persone LGBT è dovuto al fatto che le persone si sentono oggi più libere di dirlo a un sondaggista, e questo è positivo. Ma in parte è così perché è trendy. Solo gli uomini hanno il pene? Ok, boomer.